Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un altro episodio del C4 Disontivi. Scusate l'attesa in questi giorni, ma un po' il periodo, un po' gli impegni lavorativi ci hanno portato via un attimo dai nostri classici video settimanali. Allora, in queste calde giornate d'estate vogliamo farvi vedere una cosa un pochino diversa, ovvero vogliamo farvi vedere un po' una serie di tip and tricks, quindi piccole scorciatoie, che potranno migliorarvi il lavoro. Ovviamente alcune di queste sicuramente le conoscerete già, vi faremo vedere qualcosa che abbiamo anche scoperto durante il corso dei nostri incontri con colleghi, amici, perché no, corsisti che a volte ne sanno più di noi, ecco, a volte, visto comunque gli smanettoni che ci sono. Molto bene, direi che di iniziare. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è non vi farò scaricare nessun file, ma vi farò vedere una cosa molto interessante. Allora, facciamo conto che noi abbiamo un oggetto con applicati qualsiasi ma due, due ma un materiale, magari questo qua che si chiama attuale, vi faccio vedere, di un colore, eccolo qua, rosso. Ok, e questo invece sarà quello cambiare, quello da cambiare. Di questo colore, ok? Quindi noi abbiamo una serie di oggetti che hanno già applicato sopra un materiale e vogliamo andare a sostituire completamente il materiale applicato sull'oggetto senza dover fare comandi particolari, quindi seleziona i tag, sostituisce, cose del genere. Magari abbiamo, perché no, due motori di rendering diversi, magari abbiamo un corona renderer o V-Ray e vogliamo sostituire un materiale che era applicato magari di V-Ray a quello di corona renderer, oppure che semplicemente si scarica un oggetto da internet e il materiale che c'è sopra lo vogliamo sostituire magari una sedia con una pelle di un altro divano che abbiamo. Per fare prima si può fare in questo modo, si seleziona il materiale qua sotto e quello che cambieremo, quello nuovo diciamo, anzi lo chiamo proprio nuovo, così almeno lo riconosciamo, io posso trascinare il materiale tenendo premuto il tasto Alt, mi raccomando, quindi il tasto Alt da tastiera. Quando vado sopra, vedete, oltre a poter scambiare la posizione, posso, se ci vado sopra, lui me lo borda completamente di grigio, quindi mi fa capire che andrà completamente a sostituire come quando si mangia una pedina con gli scacchi, diciamo, ecco. Un personaggio, quindi vado sopra, tac, facendo questa operazione, cosa fa? Cinema 4D sostituisce completamente il materiale, cancella quello vecchio e lo riassegna tramite qua in alto il tag. Quindi molto utile quando avete, appunto, non so, scaricate una sedia, avete già un'altra pelle nella vostra scena e i due materiali sono lì vicino, con il tasto Alt potete appunto sostituirlo. Molto carino. Poi un'altra cosa che vi faccio vedere, rimango un attimo in questa scena e vado a mettere qualche oggetto in giro, quindi vado a duplicare con il tasto Ctrl, ecco, tutta una serie di cubetti, no? Perfetto, e abbiamo questa situazione. Soprattutto allora, quando vi muovete negli ambienti o nelle stanze, a volte può capitare che non riuscite a posizionare la telecamera correttamente o a inquadrare quel determinato evento, perché Cinema 4D di base, quando voi utilizzate i controlli qua su in alto, quindi il muovi, lo zoom e la rotazione, il tutto avviene tramite questo crocino che vedete nel centro dello schermo, chiamato anche cursore. Questo cursorino che appare qua in fondo, qua a metà dello schermo, a volte può essere comodo, a volte può essere fastidioso, principalmente in fase di rotazione, perché quando io ruoto e mi fermo, qualsiasi elemento che ho davanti, quando vado a ruotare, il riferimento diventa quello. Quindi immaginatevi che io mi trovo all'interno di una stanza. Per sbaglio il crocino, che è automatico, finisce sulla parete in fondo, quando mi vado a ruotare il mio fulcro diventa molto lontano e quindi gli oggetti davanti a me scappano via e finisco matematicamente nelle pareti. Nel menu di Cinema 4D, che si chiama Camere, alla voce Navigazione, avete un'impostazione che, attenzione, rimarrà sempre impostata così quando la modificate, non nella scena, ma in globale. Quindi alcune impostazioni di cinema sono proprio preferenze. Vado un attimo a sganciare il menu premendo la barrettina di sgancio del mio menu, così è comodo rimanere fermo un attimo lì. È molto utile il modo che si chiama camera. Il modo camera, quando io passo da cursore a camera, praticamente avrete qualche difficoltà a volte nello spostamento avanti e indietro, perché diventa relativo a volte agli oggetti, quindi lontani o vicini, quindi farete un po' fatica.
Utilizzateli in modo camera, semplicemente per guardarvi intorno, dopo che avete posizionato la camera dove vi serve. Se io ruoto, vedete, mi ruoto in soggettiva, quindi riesco a girarmi intorno, cioè mi ruoto sul cavalletto. Quindi quando io vado a guardare verso il basso e verso l'alto non finisco più da qualche parte. Quindi se mi trovo all'interno di una stanza, io posso guardarmi di qua e di là e posizionare la mia camera magari per inquadrare un oggetto in particolare, su un tavolo, una sedia, o fare uno zoom su un particolare, vedete? Molto comodo. Quando qualcosa non va, rimettete in modo cursore e ricominciate a riposizionarvi con la camera. Vedete, ora si ruota in base al crocino, in base al cursore, modo camera, si ruota in base a voi stessi. Molto utile, soprattutto per gli interni. Lo rimetto in modo cursore. Ok. Un'altra cosa molto interessante, collassamento delle gerarchie. Altro tip and tricks. Vi faccio vedere, ad esempio, faccio un po' di gruppi, vedete, e li metto, faccio delle, come si dice, delle gerarchie strane, eh? Tipo così. A volte ci sono delle scene dove avete un sacco di oggetti in gerarchia, blocchi, blocchetti, gerarchie importate da un CAD, quindi magari avete un po' di tutto. Può capitare qualche volta che le gerarchie siano, come si dice, sconfinate, quindi cambiano parecchie cose. Quindi voi magari aprite, andate a cercare il vostro oggetto, lo selezionate e fate qualche operazione. A volte potete richiudere le gerarchie e magari riaprirle per andare a prendere un altro oggetto, ma il fatto che siano sempre, quando le vado ad aprire, poi chiudo la gerarchia madre, è sempre tutto spalancato, a volte questo dà fastidio. E per evitare di andare direttamente nel menu e cercare come si può collassare tutte le gerarchie o aprire tutte le gerarchie, col tasto CTRL o il tasto COMMAND su Mac, quello che preferite, potete collassare tutte le gerarchie o espanderle. Se io per esempio premo il CTRL sulla freccina, questa qua, che mi va a chiudere la gerarchia, tac, col CTRL, quando poi io la vado a riaprire senza alcun tasto, la trovate chiusa, cioè compattata, vedete, si sono compattate tutte le gerarchie, le richiudo io a mano. Se io invece collasso sempre col CTRL, lui sbram, me le spalanca tutte. Quindi a volte può essere utile per spalancare tutta una gerarchia per vedere quali casini ci sono dentro, oppure può essere utile per compattare un'intera gerarchia col CTRL e poi riaprirla senza CTRL per avere le macro gerarchie chiuse. Perché a volte apri, poi dovete poi andare a richiudere perché sennò avete una lista infinita di oggetti tutti aperti. E questo è appunto un altro tip and tricks carino, quindi il CTRL o il tasto COMMAND su Mac per questa operazione. L'ALT per altre cose che vedremo, vi ho fatto vedere poco fa, è uguale sia Mac che PC. Ora vi faccio vedere un'altra cosa interessante per il discorso gerarchico. Allora, butto via tutto. Facciamo conto, a volte può capitare che voi avete delle funzioni particolari che necessitano che un qualcosa finisca all'interno, che un oggetto diventi figlio di un altro. Ad esempio, se io sto modellando in poligonale un cubo, no? Sto modellando in poligonale, faccio le mie cosette, distrudo, riduco i poligoni, sposto i punti, insomma sto modellando un oggetto perché devo fare una modellazione poligonale, quindi ho bisogno poi di lavorare con altri strumenti. Facciamo conto che questo oggetto qua io lo devo andare ad inserire all'interno di uno strumento come per esempio lo smoothing, cioè ovvero la vecchia HyperNURBS, ovvero la Subdivision Surfaces, no? Esco un attimo dai poligoni, che è questo strumento qua che sapete che liscia i poligoni dell'oggetto e innalza la sua quantità. Di solito questo strumento qua è uno strumento padre, cioè vuole dentro gli oggetti da smussare. Quindi io prendo la superficie di suddivisione e ci metto dentro l'oggetto in 3D e lui fa lo smoothing, no? Lo smoothing poligonale. Bene, ma è una rottura ogni volta andare a inserire noi l'oggetto dentro questo smoothing. Se io seleziono il mio oggetto, questo qua, e vado all'interno dello strumento che mi serve e vado sulla superficie di suddivisione e tengo premuto il tasto ALT, quando io premo il tasto ALT Cinema 4D utilizza il nuovo strumento che ho preso come padre, quindi il figlio finisce dentro, quindi in automatico, senza dover io manualmente prendere la superficie di suddivisione e mettercelo dentro, mi basta selezionare il mio oggetto che diventerà figlio e con l'ALT
tac, vedete, finisce dentro in automatico. Quindi tutti quegli strumenti che devono essere gerarchizzati come figli, è molto comodo perché questo sistema vi permette in automatico di andare a creare direttamente il figlio all'interno. Questa cosa avviene anche un po' con gli spline. Se io ho un tracciato, un cerchio, e lo voglio estrudere con gli strumenti estrusione o rotazione, questi sono sempre padre del mio elemento. Quindi se io vado nell'estrusione, premo l'Alt, in automatico lo mette in gerarchia. Quindi lo mette all'interno. Molto utile proprio quando si deve modellare o prendere, non so, avete la pianta, dovete estruderla, o avete un logo, dovete estrudere. Il cerchio finirà in automatico dentro l'estrusione col tasto Alt, mi raccomando, anche su Windows. Cosa invece diversa? Inserire un oggetto dentro un altro. Allora, vi capiterà qualche volta che un oggetto che state creando sarebbe fighissimo se andasse come figlio di un altro, no? Per esempio, abbiamo, adesso torno un attimo indietro, abbiamo una gerarchia sconfinata come quella di prima, eccola qua, bella piena di roba, no? Così. E magari ne duplico ancora, così diventa lunga, lunga. Abbiamo una gerarchia infinita in questo modo, no? Casino di roba, perfetto. All'interno di quest'ultimo oggetto, questo qua, che si chiama cubo 3, lo chiamo lampada, qua dentro magari mi piacerebbe inserire una luce, perché poi così la lampada avrà la sua luce e me la potrò portare dietro. È un po' noioso perché io ora da qua su in alto devo prendere l'oggetto e inserirlo come figlio qua dentro. Non è proprio banale la cosa perché devo scorrere tutta la gerarchia e tirarla giù. Per esempio, prendo una lampadina di cinema 4D che lui me l'ha creata qua in cima e io devo fare una cosa del genere. Devo scorrere, 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 andare sul bordo, eccolo qua, e poi buttarla in gerarchia. Così la mia lampada ha all'interno la lampadina. Così se la porta dietro quando la devo spostare, non mi prendo il mio oggetto, ora non so qual è, eccolo qua, e c'è la sua lampadina che gli va dentro. Ma è un po' noioso, ci sarà un modo per infilarlo direttamente qua dentro, no? Allora, non posso usare il comando Alt, perché il comando Alt abbiamo detto che fa diventare il mio cubo figlio. Quindi serve per gli strumenti, no? Superfici di suddivisione, estrusione, cose del genere. Io vorrei che questo diventi un padre e gli metta la luce che ho creato con il figlio. Questa volta invece dell'Alt vedrete è molto utile lo Shift. Se io premo il tasto Shift da tastiera e vado a prendermi una luce di Cinema 4D, tac, vedete? Finisce direttamente nella gerarchia del cubo selezionato. Ma la cosa comoda è che finisce dentro anche a livello di coordinate. Quindi praticamente con lo shift avete inserito, oltre alla messa in gerarchia, si è scopiazzato in automatico le coordinate. Quindi finirà più o meno, in base anche all'X, Y e Z, a livello di coordinata. Quindi utile quando dovete proprio buttare un oggetto dentro un altro senza dover, diciamo, impazzire troppo. Quindi è estremamente appunto interessante per quanto riguarda la creazione di nuovi oggetti che debbano andare appunto a finire all'interno di un altro. Quindi utile quando avete soprattutto luci o elementi o un qualcosa che deve anche finire in zona. Metti caso che abbiamo un faretto inclinato, storto e la luce deve entrare o andare lì vicino a lui. Questa è un'ottima scorciatoia perché la luce finirà direttamente al volo. Lì dentro, quindi molto molto comodo. Questa cosa che vi introduco, che in automatico, faccio vedere, ributta all'interno dell'oggetto un oggetto nuovo, con, abbiamo detto, l'alt, vedete, prendo una lampadina, tac, finisce subito in gerarchia, pardon, lo shift, tac, ecco, finisce come figlio della lampada, mi introduce una cosa interessante, ovvero il trasferimento delle coordinate verso un altro oggetto. Se io per esempio ho questo oggetto qua, prendiamo un cubo qualsiasi, ecco, questo oggetto un po' lontano, e la mia luce, eccola qua, si trovava già in questo punto qua, e vorrei che questo finisca in questa zona qua, una sorta di trasferimento su questo, senza andare a prendere strumenti particolari che esistono di trasferimento, vi faccio vedere che se io approfitto semplicemente della gerarchia, quindi se io prendo la luce, questa qua, e la butto brutalmente in gerarchia del cubo, come figlio, le due coordinate sono comunque diverse, la luce è qua, il cubo si trova qua. Ma siccome Cinema 4D utilizza un sistema euristico delle coordinate gerarchiche, le coordinate dell'oggetto come figlio, quindi le coordinate di luce,
vengono prese come 000 di quelle del cubo. Quindi in realtà luce si rifarà alle coordinate del cubo che si trova in questo punto qua. Quindi questo, diciamo, è il suo zero, è lo zero di questa luce. Se io vado qui in luce e azzero i parametri qua sotto, quelli rotazionali lo sono già, ma quelli di posizione, guardate, 0, 0, 0, e do l'applica, la luce automaticamente si trasferisce qua. Quindi quando avete un oggetto che però è già in scena e lo dovete trasferire verso un altro, a volte anche solo per comodità, poi magari lo potete risfilare dalla gerarchia perché va a posizionarsi da un'altra parte o non c'entrava niente con la gerarchia dell'altro, una sorta di pretrasferimento, tipo vai più o meno qua e poi mi aggiusto. La cosa è molto comoda perché con il tasto, scusate, con lo 000 vi permette di trasferire velocemente gli oggetti vicino a un altro. Ad esempio, se questa luce, teniamola, se questa luce si trova qua, la voglio buttare in gerarchia di questo cubo qua che è qui, eccolo qua, cubo 12, prendo la luce e la butto in gerarchia e poi azzero le coordinate. Nelle nuove versioni di Cinema 4D, questo 000, sia di posizione, di dimensione che di rotazione, perché anche la rotazione viene azzerata, hanno messo direttamente un tasto che si chiama PSR. C'era già, l'hanno messo qua. Questo fa le veci delle vostre coordinate quando le andate ad azzerare. Quindi premendo questo bottone, tac, lui trasferisce l'oggetto qua, ma perché ne azzera semplicemente le coordinate rispetto al padre. Quindi quando dovete trasferire un oggetto velocemente, buttatelo in gerarchia, fate 000 e più o meno finirà nelle stesse coordinate. Molto carino. Ultima cosa, poi finiamo qua. Così abbiamo già superato il limite dei nostri tip and tricks, se no poi ve li dimenticate. Vi faccio vedere un discorso di valori. Allora, facciamo conto che io ho il mio cubo e voglio aumentare qua sotto i valori, no? Io di solito generalmente cosa si fa? Si tiene premuto le freccette, queste piccoline che avete qua sopra, e si tiene premuto e si va su e giù col mouse, no? Quindi se io tengo schiacciato su una delle due freccette e poi vado su e giù col mouse, posso rullare velocemente i parametri. Se i parametri sono troppi, cioè se lo spostamento dei parametri è eccessivo perché lui sta usando, vedete, va di un centimetro in un centimetro, con il tasto Alt io posso muovere di un decimale, vedete? Quindi col tasto Alt io posso rallentare l'aumento dei parametri perché magari sono troppo grossolani. Se lascio andare, muovo di un centimetro in un centimetro, premo l'Alt, rifaccio il bottone, vedete? E si muove di decimali. Molto utile quando i decimali sono molto delicati, quando dovete, siete in scala, dovete spostare un oggetto di qualche millimetro, allora piuttosto attivate il tasto Alt, cliccate e lui si muove di 0,1, vedete? Molto comodo. Invece di muoversi di un centimetro netto, si muove di un millimetro, di uno 0,1, molto comodo. Un'altra cosa, l'ultima cosa che vi dico, poi ci fermiamo qua, è l'azzeramento delle cose. Se voi avete una luce di cui avete spostato qualche parametro, magari avete modificato l'intensità o qualche dettaglio qua dentro, ma semplicemente avete modificato qualcosa all'interno dei parametri, la cosa interessante è che se volete riazzerare dei parametri e non vi ricordate come sono, senza utilizzare altri sistemi che già conosciamo, il tasto destro o cose del genere, premendo il tasto destro, ma sulle freccine, vedete, tac. Ovviamente dovete semplicemente premere il tasto destro. Quindi se io ho mosso questo parametro, mosso questo parametro e mosso questo parametro, con il tasto destro sulle freccine, tac, 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 vado ad azzerare i valori. Può capitare appunto che avete modificato pesantemente i parametri di una luce e lo volete rimettere come default, cioè come dati di default. Questo è molto utile anche per esempio nei settaggi di rendering. Magari avete smanettato il formato di uscita, e, che ne so, la velocità dei fotogrammi, la risoluzione, volete rimettere il default. Tasto destro, tasto destro, tasto destro, tasto destro, vedete? Vi rimette sulle freccine i dati di default. Molto utile quando appunto avete modificato troppo e uno vuole trovare un sistema per rimettere a posto, non so, le reggibili materiali o dei dati, magari della trasparenza, cose del genere. Molto utile, carino. Ok, basta, direi che i tip and tricks sono finiti, non ve ne do altri perché sennò altrimenti poi ve li dimenticate. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, lasciateci qualche commento e direi che se avete bisogno di tutto quello che è formazione riguardo al cinema 4D trovate i vari link in descrizione.
o visitate il nostro sito www.corsicinema4d.com, dove trovate tutti i dati del nostro Training Center certificato Maxon. Vi ricordiamo appunto che C4D Zone è attualmente l'unico centro ATC Maxon in Italia per la formazione certificata. Bene, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!